c'è un gruppo di personaggi che ci sta cercando. Andiamo a scuoiarvi. Tornate a casa col culo rosso oggi. Noi non sappiamo minimamente dove si trovino. L'unica cosa che sappiamo è che dobbiamo raggiungere la stazione per scappare e vincere. No, no, se ci beccano è finita. Il loro obiettivo è catturarci. E impedire che arriviamo alla stazione. E chi vince questa sfida guadagna rispetto dell'avversario. Beh, l'unico nostro vincolo è mandare la posizione in tempo reale, cioè di dove siamo adesso, al gruppo. Ogni tot. Ogni 10-15 minuti. Io direi che si può mandare la posizione e che la sfida abbia inizio. Fate sentire questo audio durante il video tra 3, 2, 1, si parte, signori. Vai. La parte sembra che stiamo andando verso Gesù, il paradiso. Sarà il nostro Google Maps. Ok, sono sicuro che è di qua. Adesso non si passa, raga. No! Io direi che si può mandare la posizione e che la sfida abbia inizio. È iniziata. Let's go. Caccia all'uomo. Ok. Dai, non facciamoci prendere. Adesso io proverò a fregare Max. Ok. Ok, perché mi dice due strade e io non voglio fare quelle due strade. Passiamo in mezzo. Sì. Ok. Ecco, quella è la strada che ti propone Max. Brutta. Sembra che devi andare incontro alla morte. Oh. Vuoi venire a cacciare con noi? Tieni pronta, Ceci, tra un paio d'anni tocca a te. Raga, io correrei, cazzo, piuttosto di accapparli correrei, tipo, veramente. È più facile spostarsi in disco. Brescia! Qua è sempre un rischio, perché se sono tipo oltre il dosso del ponte... Ti mangiano. Perfetto. Posizione 2. Ah, mandate la posizione 2, ragazzi. Bella! Pronti, Jack? 2 minuti. 2 minuti, butei. Ve l'ho detto che era di qua. Un minuto, butei, da dove? No, no, se ci beccano è finita. Niente raga, tentativo un po' fallito. San Marco è qui, ok? Dobbiamo proprio andare in direzione della stazione. Guys, stiamo aspettando l'Uber. Uber? Where is the Uber? There goes the Uber. Hello? Thank you for stopping there, my friend. Thank you. Italiani? No, Tutti uguali. Cioè, la curva sud del Napoli, là. Non sapevo ci fossero gli stadi anche... sulle barche. Marittimi. Pensiamo di adottare questa strategia. Fornire la nostra posizione solo quando ci troveremo all'interno di pasticcerie o cose così. Entriamo solo per mandare la posizione. Esatto. In modo tale che... loro siano costretti a perdere tempo a cercare dentro come dei dannati. Porca troia, adesso sanno esattamente dove siamo. Igiene importante. E via si parte. Platorium della mia dottoressa. Allora, ci hanno appena mandato una posizione. Sono esattamente dall'altra parte della città. Quindi ora stiamo cercando di... No, non c'è voglia, spiega. Allora, loro sono dall'altra parte del fiume. Vogliono raggiungere la stazione prendendo un ponte molto più in là, che non ricordo il nome. Noi siamo dall'altro lato, quindi, visto che abbiamo 2 minuti di anticipo su Google Maps, possiamo farcela, dobbiamo attenderli rispetto al nostro lato del ponte. No, così quando loro arriveranno. Non è così facile, non è, non vero, è facile, cioè... non è facile niente perché magari cambiano ponte. Mm-hmm. Però possiamo farlo. Noi in realtà ci stiamo muovendo, ci stiamo cercando con gli occhi. Insomma, non è scontato. Però la senti anche te? L'adrenalina che inizia a arrivare pian piano. No. Sono vicini. Sono vicini, non sai dove sono, ma sono molto vicini. Sono esattamente dall'altra parte della città. Stiamo per arrivare in una piazza gigantesca.
apertissimo. Quindi occhio, eh. Ecco. Guarda, hai presente il Faguesta? Sì, così. Siamo arrivati. Sceriffo! Comunque, cos'è che ha mangiato prima? Ah, sono sbagliato. Il grana. Mangiato... ne ho un altro. Ne hai un altro? Me ne hai un pezzo dopo. Ma se va bene, dopo te ne do un pezzo. Fa vedere cos'è. Oddio! Meno male che non sono così. Ma se tipo cambiassimo strategia. Ah, vediamo, vediamo a quanto distiamo. L'hanno mandata. 13 minuti. Oh, dove sta. Cavolo stanno andando? Anche se in effetti, ragazzi, attenzione. Se loro sono qua e la stazione è qua, sì. In effetti potremmo beccarli qua. In questa zona. Sì, proviamo. Andiamo in quella zona lì. Oh, qua siamo sulla via principale, Oh merda. Questa qua è bruttissima. No, credo. Cioè qua, se sono qua siamo finiti. Siamo in mare aperto qua. Cibo per squali, bro. Sto sudando come uno stronzo. No, mi stavo riprendendo io. No. Allora, io ho scritto a Jack. Quanto è difficile attualmente? E lui ha risposto, si può fare. Fa paura. Fa come paura. Fa molta paura. Pensavo dicesse, no, siamo distantissimi ogni volta, non vi troviamo. E si invece... Può fare. Che è una di quelle frasi che tu sai cosa vuol dire ma non capisci un cazzo di quello che sta succedendo. Adesso noi qua stiamo tagliando la strada. Sì. Di qua andremo verso dove erano ma probabilmente si sono spostati. Sì. Di qua c'è la stazione. Potremmo aspettare 2 minuti e vedere se ci mandano una posizione. Anche. Oppure girovagare. Cioè secondo me qua è comunque un punto, cioè una piazzetta, quindi... Qua c'è gente. Più acqua vedo. Ti devi pisciare. Sì. Aggiungi la tua acqua al resto dell'acqua. Facciamo un minestra, dai. Diluiamo esatto. Un po' questo schifo. Esatto, guarda che schifo, cioè. La strada lì. Esatto, può essere che sbuchino fuori. Quei ratti di fogna. Quei ratti di fogna. Quindi ragazzi, ce la cigliamo. Chiaroschi. Che lo mandano una nuova posizione. Mandiamo la posizione, che è questo punto qua. E dopo mandiamo il selfie per culante. Vai. Ok, via. Nuova location acquisita. Just once. 3 minuti, buttai. 3 minuti. 3 minuti. Di qua. Corriamo, corriamo. Aspetta, forse però bisogna. Run, motherfucker. No, run, run. No, è giusto, è giusto. Run, motherfuckers, run. Sicuro sia giusta? Dritto, mi dice. Run, 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 run. Dai, Cristoforo Colombo, hai trovato? Allora ho una brutta notizia. Cosa? Nella fretta non abbiamo guardato la direzione tra le due e siamo andati dalla parte opposta. Ah, il mio succo! No! Il mio cazzo di succo! Vabbè, fa culo, andiamo, andiamo, butta, andiamo! Ora è pericoloso perché torniamo nella stessa via di prima dove ci sono gli stessi, la stessa strada dove abbiamo mandato la posizione e non ci sono vicoli in cui scappare per un bel pezzo. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Penso stiano arrivando da là. Dovremmo aver culo che sbuchino fuori con quello zainetto rosso di merda. Chiaroschi, chiaroschi billone. Se stasera non mi fa assaggiare. Appena vedi una via, vai. Più che cercarli, dobbiamo fitare. Sì, il loro schifo di loro. È da un po' che non facevo un po' di cardio, eh? Sì, veramente. Questo è un appello a tutte le leggende iscritte al bridge. Provateci. Fate cardio, esatto. Sì, sì. No, Cianci, era perfetto. Mettiti così. Mettiti così. Era perfetto. Chiaro bilone. Allora il discorso è questo. Ci sono 3 ponti per arrivare alla stazione. Ok. Perché Venezia è divisa in 2. Noi dobbiamo per forza prendere uno di quei ponti. Il ponte che secondo me stanno occupando è quello di vetro. E siamo tipo a 5 minuti da lì. Se non ricordo male, da quel ponte di vetro,
si arriva alla stazione. Eccola lì, vedete la stazione. Cioè, se loro erano esattamente in questo posto qua, raga, potrebbero potenzialmente già essere arrivati, eh. No, merda. Non dobbiamo tornare. No. Porca miseria, eccolo il ponte. Secondo noi sono là, vede? Andiamo. Via, allora. Allora, ragazzi, la stazione è dietro di noi. E loro sono davanti a noi. Che cazzo facciamo? Siamo nel punto più pericoloso della storia. Però è l'unico ponte che porta alla stazione. No, però è l'unico ponte nella distanza di un bel po', credo. Come penso che ci siamo molto vicini? In via è già un'altra di posizione. Sono di qua. Raga, io non torno a casa finché non li stanno, veramente, mi dispiace. Saranno dentro i cestini quei là. Cazzo! Oh, un passo! Andati, bro, andati! Voilà! Sto correndo davanti a me. Raga, tra qualche anno NordVPN sponsorizzerà questi video. Bastardi che non siete altro. Beh, se vuoi farlo anche adesso NordVPN, niente. Non è male.